edizione 2021 BMTA, il premio Khaled Assad, vincitore, comunque terzo premio, la statuetta era trovata nella città di Vulci raffigurante un leone alato, ci dice qualcosa in più? Sì, è un leone in nenfra, una statua che fa parte di quello che è il ciclo vulcente etrusco che ritrae gli animali fantastici. Sono animali che vengono mediati dalla Grecia e che sono stati inseriti all'epoca negli apparati scenografici delle principali tombe etrusche. Questo è stato un ritrovamento straordinario e avvenuto anche in maniera casuale, però molto importante. Il suo incontro ha parlato anche della città di Vulci, ci dice qualcosa in merito anche su questo? Sì, Vulci è stata una delle più importanti città etrusche, forse per alcuni secoli la più importante. E il suo, come dire, principale leitmotiv di riconoscimento per alcuni secoli è stato proprio questo settore degli animali fantastici scolpiti in questa roccia tufacea, il nenfro, che fa parte delle zone circostanti. Le chiedo un'ultima battuta, perché gli argomenti che escono dalle discussioni della borsa di BMTA sono la necessità di valorizzare il territorio, di promuovere il turismo archeologico, ovviamente sfruttando digitalizzazione e sostenibilità. Quanto siamo lontani da una partenza da questo punto di vista? O vicini in maniera positiva, ovviamente. Diciamo che siamo abbastanza vicini perché abbiamo recentemente riproposto un virtual tour anche in Germania per tutto il pubblico tedesco, che adesso sarà invece lanciato anche sul sito internet per consentire a tutti quelli che Vulci è distante da casa loro di poterlo comunque avere una prima visita di approccio, un'anteprima di quello che è la visita lì. E poi abbiamo fatto una serie di ricostruzioni in 3D di tutto quello che in realtà scaviamo. Tutte le tombe che stiamo tirando fuori sono sempre adesso rilevate e ricostruite con il 3D. Ma adesso stiamo per inaugurare il 15 di dicembre, stiamo inaugurando un percorso multimediale, il primo, all'interno del parco, dove grazie a degli infoscopi che si chiamano Binocular Art potremmo rivedere il momento della scoperta con tutti gli oggetti di corredo di alcune delle tombe che abbiamo scavato in questi ultimi anni.